Il ministro dell'economia Fabrizio Barca interviene a Rigopiano per individuare i progetti di sviluppo nelle aree interne. Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, visita l'ospedale di Giulianova e annuncia che entro 15 giorni sarà attivata una risonanza magnetica mobile. Buonasera, la cronaca giudiziaria in primo piano. È durato 3 ore il faccia a faccia tra il PM del Tribunale di Pescara Gennaro Varone e il primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Pescara Maurizio Rosati, 54 anni, originario di Atri. È stato lo stesso Rosati indagato per omissione di atti d'ufficio, interruzione di servizio pubblico, abuso d'ufficio e peculato a chiedere di essere interrogato dal magistrato. Rosati si sarebbe difeso fornendo al PM le sue spiegazioni. Nello specifico, secondo l'accusa, Rosati avrebbe indotto le assistite bisognose di prestazioni ginecologiche a rivolgersi a lui come medico privato a garanzia di un rapido scorrere della lista di attesa operatoria, altrimenti impegnate per mesi se non addirittura per anni. Inoltre, sempre secondo l'accusa, avrebbe dimesso o fatto dimettere pazienti pur bisognose di interventi ginecologici che si erano rivolti a medici diversi da lui per visite private, determinando con questo accento una lista di attesa spesso arbitrariamente compilata in ritardo per evitare si scoprisse il disservizio provocato. E sempre per la cronaca giudiziaria, il PM del Tribunale di Pescara, Narita Mantini, ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio a carico del presidente della GTM Michele Russo. La vicenda riguarda le palline, le aste pubblicitarie che si trovano accanto alle fermate degli autobus. Russo è accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, in quanto, secondo l'accusa, l'appalto per l'installazione, la manutenzione e la pulizia delle palline doveva essere aggiudicato tramite una gara. L'appalto invece sarebbe stato affidato direttamente alla Dangioielli Pubblicità, prefigurando una valenza economica inferiore a 20.000 euro e dunque senza necessità di una gara d'appalto. Cambiamo completamente argomento. Il ministro per l'economia Fabrizio Barca, lo avete sentito dai titoli, è intervenuto a Rigopiano per individuare alcuni progetti di sviluppo nelle aree interne. Ascoltiamo una sua dichiarazione. Criticità e punti di forza delle zone interne. Ma la cosa che le accomuna, essendo esse per definizione molto diverse, è quella di avere un divario molto marcato, come anche qui in Abruzzo, ma avviene anche in Piemonte e in Sicilia, tra le potenzialità legate alla diversità, che sono le tipologie dei prodotti, la storia di questi prodotti. Abbiamo sentito qui della musica, dei prodotti alimentari straordinari, e la capacità di tradurre questo in una apertura all'esterno, nell'attrazione dei turisti, nella vendita sufficiente di prodotti, cioè nel riuscire a farli diventare dei luoghi attraenti. Una ragione fondamentale di questo buco, di questo divario, è la scarsa qualità dei servizi che i territori interni riescono a dare. Viene dalla scuola, soprattutto in tutti i territori di questa regione, degli segnali straordinari di volere colmare questo gap, accorpare piccoli plessi che oggi offrono una qualità scolastica che non è adeguata, rafforzare la vocazione territoriale di alcuni istituti professionali. Questi sono i segnali positivi che abbiamo raccolto. Ecco, è la strategia allora per valorizzare questi piccoli segnali? Filiera della conoscenza, che parte nella scuola, in un miglioramento, un impegno straordinario nella scuola, ma nel legare la scuola alle qualità del territorio. Noi abbiamo in questi territori una caduta del numero di conduttori agricoli giovani con meno di 34 anni. Perché? Perché l'azienda non si rinnova, non si trasforma, il giovane a un certo punto gli viene l'equazione, rimango in agricoltura, la mia vita sarà quella di 100 anni fa, e invece posso innovare in modo straordinario. Quindi immettere nella testa di questi ragazzi, farli comprendere sin da quando hanno 3 anni, ma poi dargli anche i mezzi, gli strumenti, la buona matematica, la preparazione agraria, a volte anche fuori dal territorio, ma magari per tornarci. Ci sono persone tornate in questi territori che a volte sono il volano del cambiamento. Filiera della conoscenza applicata al turismo, alla cultura e all'agroalimentare. Per far questo però c'è bisogno di fare sistema. Ecco, secondo lei dagli interventi, che idea si è fatta? C'è la possibilità qui di fare sistema? Esattamente come fare sistema, ma per sempre. Cioè, questi correranno, parteciperanno a questo progetto comuni che hanno scelto di costituire dei sistemi intercomunali permanenti, che non vuol dire necessariamente neanche fare un'unione, vuol dire associare i servizi fondamentali, decidere di lavorare assieme, decidere che il vantaggio tuo
ha un effetto positivo su di me, e quindi uscire dalla logica, no, io non chiudo il plesso perché non ho più la scuola. Non hai la scuola, ma i tuoi ragazzi vanno a studiare in una cosa straordinaria che abbiamo costruito a 8 km con la garanzia dello scuola bus. La constatazione è la fatica, qualche territorio più avanti, qualche territorio meno, ma il messaggio fortissimo che viene dalla regione e dallo Stato centrale è: se accettate, se fate il salto a mettervi assieme, la strada c'è. Perché possiamo concludere che piccolo è bello. Piccolo è bello se lavori con gli altri. Si muove e salta per aria. Perché esiste. E si terrà invece il prossimo 13 novembre a Pescara, nel pomeriggio presumibilmente alle 16, la riunione del Consiglio Comunale Straordinario per discutere del destino di Corso Vittorio, riqualificato recentemente dal Comune. A sollecitare la seduta, aperta da associazioni e cittadini, sono stati gruppi di centrodestra. La decisione è stata presa questa mattina dai capogruppo riuniti dal Presidente del Consiglio Antonio Blasioli. Nei prossimi giorni i consiglieri faranno sapere alla Presidenza chi interverrà e prenderà la parola in aula. Venerdì 31 ottobre alle 9 invece riprenderanno i lavori del Consiglio per discutere della delibera sull'ampliamento del cimitero di Colli Madonna, che nella ultima seduta ha spaccato la maggioranza. E in tema di sanità, il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha visitato nei giorni scorsi l'ospedale di Giulianova, un progetto strategico di crescita per l'ospedale giuliese che contenga un documento di dettaglio sulle scelte da effettuare nel prossimo futuro e quanto il presidente della giunta regionale D'Alfonso ha chiesto stamane ai vertici della ASL di Teramo riguardo alle prospettive del nosocomio giuliese nel corso di un incontro che si è tenuto all'interno del presidio ospedaliero. Qui esiste una elevata tradizione di servizio, soprattutto in campo traumatologico, ha esordito il Presidente, e anche un bacino d'utenza che in estate, per via delle numerose presenze turistiche, raddoppia. Un dato che va quindi tenuto nel debito conto, ha sottolineato D'Alfonso, ma quello che è mancato finora, e non solo a Giulianova, è stata una sistematica raccolta dei dati clinici con la successiva rielaborazione degli stessi. Le sole attività che avrebbero potuto e potranno dar luogo in futuro a flussi di informazione costanti da cui far scaturire delle scelte di qualità. E rimaniamo ancora a Giulianova perché il presidente della regione D'Alfonso ha visitato nei giorni scorsi anche l'ente porto. Vediamo. I vertici del consorzio Ente Porto di Giulianova, società partecipata della regione, hanno ribadito al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso quanto già chiarito dallo stesso presidente dell'ente Paolo Vasanella in una nota ufficiale dell'altro ieri, e cioè che l'ente porta avanti una situazione finanziaria solida, non presentando passività bancarie di breve e lungo periodo. È stato anche ricordato che il patrimonio netto dell'ente è pari a circa 457.000 euro, e questa circostanza consente una gestione in equilibrio finanziario. Secondo quanto ricostruito dai vertici dell'ente porto, l'esposizione debitoria riferita al 18 settembre scorso è pari a circa 100.000 euro, mentre l'attivo corrente al 30 giugno scorso era di circa 700.000 euro. A tranquillizzare il presidente della giunta regionale D'Alfonso sulla solidità finanziaria dell'ente sono stati lo stesso presidente Vasanella e il direttore Maurizio Ferrari, che lo hanno incontrato nella sede di Lungomare Spalato. Sono lieto che queste notizie finiscano per mettere una pietra tombale su quella preoccupazione relativa ad una presunta pesante situazione debitoria dell'ente, rilanciata da articoli di stampa, ha commentato D'Alfonso. Al tempo stesso resto convinto che il porto di Giulianova rappresenti una infrastruttura di rilievo che merita di essere sostenuta nel suo percorso di sviluppo, che guarda in modo particolare alla nautica di diporto. Rispetto alla situazione finanziaria, i vertici dell'ente hanno assicurato al presidente che i conti sono assolutamente sotto controllo e che esistono anche tutte le potenzialità per ampliare l'offerta di servizi all'utenza. In particolare, l'obiettivo dell'ente porto di Giulianova è ora quello di realizzare il progetto di potenziamento da 4.200.000 euro nell'ambito dei fondi PARFAS, che da un lato contribuirebbe a proteggere il porto dal rischio di insabbiamento e dall'altro invece consentirebbe di raddoppiare il numero di posti in barca dell'area turistica. Del porto che si è dall'altra parte.
E chiudiamo tra cultura ed editoria. Il volume San Pietro della Jenka della giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione verrà presentato il prossimo 30 ottobre alle 17 nella sala consigliare del Comune di Teramo nell'ambito del convegno Il Gran Sasso d'Italia tra suggestioni e sacralità. Inoltre alla manifestazione organizzato dalla One Group Edizioni con il patrocinio del Comune di Teramo parteciperanno, oltre all'autrice del libro, il sindaco Maurizio Brucchi, l'assessore alla cultura Francesca Lucantoni, l'assessore al turismo del Comune dell'Aquila Lelio De Santis, il rettore del santuario di San Gabriele Padre Natale Panetta, il direttore del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga Marcello Maranella e il presidente dell'Associazione Culturale San Pietro della Jenka Pasquale Corriere e il presidente della One Group Francesca Pompa. Modera l'incontro il professor Ernesto Albanello. L'iniziativa, dichiara Monica Pelliccione, non si identifica come un mero appuntamento culturale ma un tavolo di confronto utile a tracciare le linee guida per un progetto di sviluppo turistico e religioso legato alla valorizzazione del Gran Sasso. Era questa l'ultima notizia, vi lascio agli altri programmi della rete. Buona serata.